Si spengono i riflettori sul Carnevale di Fano come da tradizione il martedì grasso in piazza 20 settembre. Un pomeriggio iniziato con il corteo del Va, partito dal Pincio, con a capo la banda della musica arabita, che ha scortato i gruppi sportivi fin sotto il palco, congiungendosi simbolicamente con un altro gruppo musicale fanese simbolo, la Borghetti Bugaron Band, che ha coniato l'inno del Carnevale. Bello, 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 ci siamo divertiti tanto. Tanta gente, un gran divertimento. Ma il momento clou della serata, oltre all'estrazione finale della lotteria del Carnevale, è la cerimonia rituale del rogo del pupo, che rappresenta un momento di contrappasso tra il Carnevale già alle spalle e l'inizio della Quaresima. Un'edizione che sarà sicuramente ricordata per i grossi numeri che ha espresso. Dopo tanti anni che sono in carnevalesca, questo penso che sia l'anno veramente dei record per l'affluenza, soprattutto per tanta gente venuta da tutta Italia e non solo, anche d'Europa, perché l'ultima, specialmente l'ultima sfilata, vedeva tutte delegazioni sia dalla Germania, sia dall'Inghilterra, sia dalla Francia, dal Belgio e dalla Polonia, quindi voglio dire che il nostro carnevale comincia a essere sentito internazionale come deve essere. Ma non sono solo il numero dei visitatori a scaldare i cuori della carnevalesca, anche la grande partecipazione dei bambini e delle scuole fanesi. Siamo stati in 5 scuole di Fano e dintorni a ringraziare, portando con degli altri collaboratori della carnevalesca cioccolate e tutto ciò che riguarda il getto e che noi facciamo normalmente. Siccome al mattino non è possibile fare il getto, in quanto le cioccolate molte volte creano problemi, disagi, i genitori non sono contenti, noi abbiamo ormai assodato che portare direttamente noi cioccolate alle scuole è un vantaggio non indifferente, perché i bambini sono entusiasti. E così alle 5.30 della sera, sotto gli occhi di una piazza gremita, si compie il rito del rogo del pupo, espiando così un po' per tutti le colpe per gli eccessi e i bagordi dei festeggiamenti carnascialeschi.